thank you In questo video voglio presentarvi uno scialle che data la sua um, lavorazione traforata è molto adatto per la bella stagione lo realizziamo quindi in cotone potete utilizzare qualsiasi uh, tipo di filato estivo non so anche viscosa lino lino e cotone ciò che desiderate di più e di qualsiasi dimensione questo ripeto è sempre a gusto vostro io quando vedo un modello non uh, mi soffermo sul tipo di filato e sul numero di uncinetto da, da utilizzare sulla diciamo sulla grandezza del filato ma mh, vado mh, a fantasia cioè utilizzo il filato che mi ispira di più in questo caso uh, nelle foto introduttive avrete visto il, lo scialle realizzato con diversi diverse tonalità di colore e con de, devo dire anche diverse uh, dimensioni in quanto ho utilizzato degli avanzi che avevo in, in casa quindi ho lavorato tutto quanto lo scialle con un uncinetto 3 anche se Uh, magari il rosso, il filato rosso, era leggermente più spesso rispetto al filato um, che so, arancio, che era un po' più sottile. Ad ogni modo, uh, ora vi mostro la lavorazione di questo scialle che io ho trovato in rete sul uh, sito della Drops Design. Dunque, per realizzarlo, uh, in questo momento sto utilizzando un cotone veramente vintage perché una volta questo cotone era una, una mia maglia lavorata ai ferri molto traforata degli anni Ottanta. quindi come dire che il filato ha anche sette vite come i gatti e adesso lo utilizziamo per fare il campione di questo scialle traforato estivo con questo filato io sto utilizzando l'uncinetto 3 e mezzo Uh, I punti che vanno a formare questo scialle non sono altro che catenelle, maglia alta doppia e maglia alta quadrupla. Iniziamo con 5 catenelle. E chiuderemo in cerchio con una maglia bassissima riprendendo la prima catenella che abbiamo lavorato ecco qua abbiamo il nostro cerchietto a questo punto iniziamo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia dello schema di lavoro poi facciamo due maglie alte doppie, quindi due gettati sull'uncinetto e lavoriamo la prima, la seconda maglia alta doppia. Facciamo una catenella divisoria. Ora lavoriamo 3 maglie alte doppie dentro il nostro cerchietto iniziale. La prima. la seconda è fatta e facciamo la terza per completare questo primo passaggio. Ecco qua. A questo punto lavoriamo 12 catenelle che in pratica ci portano poi a voltare il lavoro, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Voltiamo e al centro di questo motivo sottostante, ossia dove abbiamo fatto la catenella, Lavoriamo un punto AV formato da uh, due maglie alte doppie, una catenella, due maglie alte doppie. Dunque, per semplicità, poi chiameremo punta V questo questo tipo di lavoro che andremo a fare sempre dentro il punto AV doppio della maglia sottostante del giro sottostante. Quindi, 2 maglie alte doppie, 2 maglie alte doppie, catenella e altre due maglie alte doppie sempre nello stesso punto. Ecco qua, in pratica il punto andando avanti sarà sempre questo, questo motivo lavorato all'interno di ogni eh, catenella del motivo sottostante. Ora lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3. E 4. A questo punto facciamo una maglia alta quadrupla da prendere nella seconda maglia alta doppia sottostante. Quindi avvolgiamo quattro volte il filo sul sull'uncinetto quindi una due tre e 4. Prendiamo la testa della seconda maglia alta sottostante, lasciando perdere queste catenelle e lavoriamo la nostra maglia alta quadrupla quindi un passaggio 2, 3, 4 e 5 per la chiusura, vedete è molto alto. In pratica, queste 12 catenelle che abbiamo fatto all'inizio del giro, prima di voltare, non sono altro che le 8 catenelle che sostituiscono questa maglia alta quadrupla e 4 catenelle che sostituiscono queste 4 della fine del fine giro. In pratica abbiamo la stessa forma sia a destra che a sinistra. Ok. Ora uh, facciamo 4 catenelle e poi voltiamo 1, 2, 3 e 4. Voltiamo e passiamo al giro successivo. Lavoriamo il nostro punto a v facendo le maglie. sulla testa della maglia alta a quadrupla che abbiamo lavorato quindi la prima maglia alta doppia la seconda catenella e altre due maglie alte doppie sempre nello stesso punto di base ecco qua quindi quando si ricomincia il giro da questo lato si lavora sempre subito dentro la testa della nostra maglia alta quadrupla questo in modo che lo scialle ovviamente si allarghi lateralmente ora facciamo 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ci troviamo a lavorare sulla nostra sul nostro punto V, nostro motivo del giro sottostante. Quindi lavoreremo lo stesso motivo al centro 2 maglie alte doppie. Una catenella e di nuovo due maglie alte doppie sempre intorno alla stessa catenella del motivo sottostante 4 catenelle a questo punto ci troviamo sulla catenella di 12 elementi del giro sottostante saltiamo 4 catenelle intanto prepariamo la nostra il nostro gettato per la maglia alta doppia saltiamo 4 catenelle 1 2 3 4 e nella quinta iniziamo a lavorare il nostro punto in questo modo quindi 2 maglie alte doppie cioè non ci possiamo sbagliare perché il motivo è sempre questo nella stessa catenella in cui abbiamo lavorato la prima catenella divisoria e altre due maglie alte doppie anzi scusate tre maglie alte doppie perché la terza e 3. La terza maglia alta doppia che va in pratica a pareggiare queste 4 catenelle che abbiamo fatto all'inizio e che serve oltretutto per dare l'inclinazione giusta allo sviluppo del laterale dello scialle. Quando ci troviamo per fare gli aumenti, quando ci troviamo sul lato delle 12 catenelle non ci possiamo sbagliare perché per passare al giro successivo dobbiamo rifare di nuovo le 12 catenelle mentre quando stiamo dalla parte, um, delle, dalla parte della parte della maglia alta quadrupla uh, termineremo il giro con nuovamente una maglia alta quadrupla allora Ripetiamo il nostro giro con 12 catenelle, 2, 3. Voltiamo e lavoriamo il nostro motivo nella catenella del motivo sottostante. Facciamo di nuovo le nostre due maglie alte doppie. Catenella, due maglie alte doppie. 4 catenelle. E di nuovo il nostro motivo in questo punto. Il... Lo scialle in pratica va lavorato sempre in questo modo. È molto ripetitivo. E man mano che crescerà vedrete le colonnine che si formeranno perché ogni punto perché ogni motivo praticamente va sempre lavorato sul motivo sottostante quindi avremo delle colonnine di questo modo e delle colonnine traforate formate soltanto dalle 4 catenelle. Allora continuiamo, abbiamo 4 catenelle da fare, poi ci troviamo alla fine del nostro giro, lavoriamo il nostro motivo all'interno di quello sottostante. Ecco qua ora dobbiamo terminare il giro lavorando 4 catenelle 1, 2, 3, 4 e facendo la nostra maglia alta quadrupla da fermare nella seconda maglia alta doppia sottostante 1, 2, 3 e 4 gettati. Ecco qua, prendiamo la nostra. A testa della maglia alta doppia sottostante, la seconda, e lavoriamo la nostra maglia alta quadrupla. Ok, per passare al giro successivo, non dobbiamo fare altro che lavorare 4 catenelle: 1, 2, 3. E 4 voltiamo e lavoriamo il nostro motivo subito sulla testa della maglia alta quadrupla. Quindi, due maglie alte doppie, una catenella, e altre due maglie alte doppie sempre nello stesso punto di base. Ora non resta che ripetere. 4 catenelle è un motivo, 4 catenelle è un motivo, 4 catenelle è un motivo, 4 catenelle è un motivo nella quinta catenella del giro sottostante. Come vedete è molto semplice. Una volta che avete eh, realizzato bene, messo a fuoco, come dovete fare... All'inizio e alla fine di ogni giro, per il resto è praticamente una passeggiata perché non dovete fare altro che lavorare 4 catenelle e il motivo: con le maglie alte doppie, che poi vedete che praticamente eh, queste quattro maglie alte doppie vengono lavorate nell'unica catenella divisoria in modo anche che il lavoro si allarghi vedete la differenza tra questo in cui abbiamo già lavorato e questo qua che in pratica è quasi chiuso 4 catenelle e andiamo a lavorare il nostro motivo nella quinta catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Infiliamo l'uncinetto e lavoriamo il nostro motivo finale composto da 2 maglie alte iniziali, una catenella tre maglie alte per eh, maglie alte doppie per terminare una due e tre Ecco qua. A questo punto eh, io eh, realizzo qualche altro giro per poi farvi vedere come lavorare il bordo dello scialle.